Onorevole Guglielmo Vaccaro, una grande manifestazione del Partito Democratico e dell'area Letta nel Mezzogiorno d'Italia in provincia di Salerno. È da qui che riparte la politica del PD? Ci proviamo e soprattutto lo facciamo con un messaggio, insieme a Donato Pica, a tanti amici che ci hanno aiutato, ai giovani democratici di Salerno e la Campania, diamo un segnale forte. Chiudiamo con Enrico Letta interrogato dai giovani in maniera radicale, vera, diretta. Ed è un momento straordinario di bella politica, la gente lo ha capito, siamo tantissimi in un autunno che comincia con una prospettiva difficile. Questa è una grande dose di entusiasmo che ci porteremo a casa e che ci aiuterà in tutto il percorso che ci attende. È un appuntamento importante la prossima settimana alla Camera dei Deputati. La previsione? Noi speriamo che questo governo caschi, che si chiuda questo quindicennio difficilissimo, che vede un Berlusconi che grazie a due spot che si sono rivelati due bluff, L'Aquila e Napoli. L'Aquila è ancora lì, distrutta, un centro storico tra i più belli del mondo abbandonato, la gente nei container e i rifiuti di nuovo per strada con l'esercito a scortare le raccolte. È una vicenda assurda, purtroppo paghiamo ancora questa distrazione che abbiamo avuto come centrosinistra, ma credo che adesso, diciamo così, la sveglia stia suonando per tutti, l'entusiasmo della gente che ci sta vicino è un segnale importante, se cascano e si vota vinciamo, è sicuro.